Mister, buonasera. Buonasera. Innanzitutto volevamo sapere come sta il suo Nardò in prospettiva genitoriale. Questo è sempre un po' il dubbio di ogni allenatore. Bisogna sempre aspettare la partita. Però no, abbiamo fatto una buona settimana di allenamento. Quindi i ragazzi stanno bene. Abbiamo lavorato come sempre. Mi è sembrato di vedere lo spirito giusto per affrontare una partita che sappiamo quanto sia insidiosa e quanto sia complicata. Sappiamo di affrontare una squadra forte, se non la più forte, sicuramente una delle due o tre più forti di questo campionato, una squadra allestita sin dall'inizio per vincere, quindi. Tanti calciatori hanno calcato campi di categoria superiore, una rosa ampia, abbondante e di qualità. Quindi sappiamo che ci aspetta un'altra partitaccia, diciamo così, però siamo anche consapevoli di voler fare la nostra parte, di voler fare una partita importante, di voler mettere come al solito tutto quello che abbiamo e poi alla fine vedremo quale sarà il risultato che ci saremo meritati. Diciamo che non ci dovrebbero essere grandissime novità, rientreranno sicuramente gli squalificati, rientreranno Bertacchi e Chelemadeng, perderemo ovviamente Benvenga e Palmisano, per il resto non credo che possiamo avere grandissime sorprese. Siamo in calciomercato, no? Quindi è un discorso che ci può interessare, ovvero lei ha fatto qualche richiesta alla società, considerato l'arrivo di Arario, oppure stiamo a posto così? No, vediamo, innanzitutto sicuramente non prenderemo calciatori in più. Se dovessimo prendere qualcuno è perché va via qualcun altro, diciamo, qualcuno per sostituire qualcuno che va via. Poi il mercato, come dire, bisogna cogliere anche gli attimi a volte di quello che ti propone. So che il direttore è vigile, stiamo valutando se troviamo. Se vediamo la possibilità eventualmente di prendere qualcuno che possa dare una mano, penso come abbiamo fatto con Arario, che secondo me è un buon elemento, che sono convinto che ci darà delle soddisfazioni. E poi l'unica vera richiesta che ho fatto alla società è se riusciamo a rimpinguare un po' la batteria dei 2000, dove siamo un po' risicati perché abbiamo solo due 2000 e un 2001. Ecco, se lì riusciamo ad avere qualche scelta in più, sicuramente avremo poi opzioni diverse anche per mettere su una formazione, perché in questo momento siamo un po' limitati. Che siamo in zona playoff da qualche domenica a questa parte, ci fa capire che forse questo è un Cosa può essere un obiettivo? obiettivo. Playoff. Noi, io vi ho sempre detto, non è che tutti qua cerchiamo di essere ambiziosi e di poter raggiungere qualcosa di importante. E se possiamo giocarci i playoff lo diranno le nostre prossime partite. Ora abbiamo un trittico di partite veramente dure. Vediamo come ne usciremo, vedremo cosa saremo bravi. Tutto quello che otterremo da questo campionato ce lo dobbiamo costruire. È normale che è piacevole stare lì su e spero che la squadra riesca ad avere quello stimolo, quella volontà di volerci stare più a lungo possibile. Da quello non possiamo prescindere. Quindi non ci tireremo sicuramente indietro noi, in quanto staff, in quanto squadra, ma penso neanche la società. Ci proveremo, con la consapevolezza, però, ripeto, che ora abbiamo un trittico di partite importanti. Oggi parlare di playoff è prematuro, secondo me. È prematuro perché si rischia di steccare un paio di partite e di ritrovarsi di nuovo in una posizione diversa. Quindi, Allora ripeto, meglio parlare del più 8 sui play-out. sì, quello per adesso è un risultato acquisito, è il più 8 sui play-out. Poi, non mi sono mai nascosto, è normale, siamo partiti per salvarci, ma se riusciamo a tenere questo standard di rendimento
penso che i ragazzi per primi, lo staff, ma anche la società sarà ben contenta di potersi giocare qualcosa di più importante. Ma tanto quello passa solo da quello che saremo bravi a fare noi sul campo, quindi passa dal nostro sacrificio, dalle nostre prestazioni, e passa dal costruirsi domenica dopo domenica una classifica sempre migliore. Ci proveremo sicuramente, non ci tireremo indietro. Tavolino in cattedra, se dovesse dare un voto alla squadra, che voto darebbe fino ad oggi in questo primo scorcio di campionato? Non lasciamo stare i voti ci sono i professori che li danno, e poi soprattutto i professori, come dire, il voto, conta il voto finale, il giudizio finale di un docente, quindi il docente lo dà a fine anno. Io mi riservo di dare un voto a questa squadra a fine anno, perché dare un voto parziale per quello che è questo primo trimestre, diciamo, se rimaniamo in termini scolastici, rischieremmo di creare nei ragazzi una sorta di appagamento. Siccome è fondamentale in questa squadra mantenere alto il livello di volontà, il livello di concentrazione, il livello di ambizione, evitiamo i voti per adesso. I ragazzi stanno soddisfatto, diciamo, di questo primo avvio. Diciamo che l'anno sta scorrendo bene, ecco, diciamo così, i ragazzi seguono, sono attenti, se vogliono meritarsi un voto, un bel voto, devono arrivare a fine anno, continuando con questa mentalità, con questa testa e con questo approccio, altrimenti i voti, i giudizi cambiano facilmente. Sì, vabbè. Speriamo che sia buona anche quella domenicale. C'è poca ricreazione, visto che mercoledì si gioca la Coppa. Sì, c'è poca ricreazione, lo sappiamo, l'ho detto, ora ci aspetta un trittico di partite, però si parte dalla prima, ora è inutile guardare già la seconda e poi la terza. Ora concentriamoci a sabato Cerignola, che abbiamo veramente quella che forse inizio anno tutti hanno indicato come la squadra più forte, almeno sulla carta, la squadra più attrezzata, perché i nomi stanno lì, non è che lo dico perché voglio fare il furbo, perché mi voglio mettere le mani avanti. La verità è questa, è una squadra che annovera giocatori del calibro di Abruzzese, Allegrini che avete conosciuto, Lattanzio, Ciro Foggia, voglio dire, tutti calciatori che fino all'anno scorso militavano in Lega Pro, ci sarà pure un perché, no? Longo, ce ne sono diversi, quindi poi una rosa ampia, l'ho già detto, forse è la rosa insieme al Taranto allestita meglio a livello di qualità e di numero di calciatori di qualità, quindi pensiamo a loro, che già domenica ci vuole la partita quasi perfetta per venirne fuori, quindi dobbiamo mettere in campo le nostre armi con grande umiltà, come abbiamo fatto, mettendoci da parte un po' la partita di domenica scorsa, dove secondo me la squadra ha pagato, un pizzico di appagamento l'ho visto sinceramente dalla partita col Taranto, e spero che non succeda più, che domenica scorsa mi è dispiaciuto non aver provato a vincerla, nel senso che i ragazzi poi ci hanno messo quello che ci hanno messo, però secondo me ci è mancato un po' quel fuoco dentro che avevamo visto nelle altre partite, pur facendo secondo me una discreta partita, almeno per quanto riguarda costruzione dal basso e sviluppo, siamo mancati in una fase di finitura, siamo mancati completamente, perché per quanto abbiamo tenuto la palla, sinceramente si è calciato in porta quasi zero, quindi vuol dire che ci mancava veramente quella voglia di vincerla. Però a volte fa parte anche del gioco, non è facile riprodurre sempre le stesse motivazioni, l'avevo detto che forse troppi complimenti poi i giovani gli rimangono un po' addosso, va bene così, mettiamola alle spalle come abbiamo fatto con le vittorie, e prepariamoci per questa partita che sarà veramente tosta per noi.